Ed ora siamo arrivati a quello che ti ha reso famoso, le tartare. Diciamo che è veramente un piatto che ti ha reso importante. Ma senti, io ho dedicato un po' una passione a questo perché sono un grande amante della carne. Io ho mangiato solo carne fino a 14 anni, poi mi sono un po' adattato anche a altre cose, ma ancora la mangio e mi fa stare bene. Ma mi piace tantissimo la carne cruda, allora mi sono divertito in questi anni a fare le famose tartare con la frutta, io l'ho fatta un po' le macedonie, l'ho fatto fave pecorino, faccio i carpacci arrotolati con i fichi e prosciutto col tartufo, cioè si spazia in un mondo di sapori che comunque alla base c'è sempre la carne cruda. E devo dire che anche quei clienti che erano diffidenti nei confronti della carne cruda, un po' per fiducia, un po' per sapore, si sono un po' adattati e ora veramente c'è un grande consumo, c'è una grande richiesta. E continuiamo sempre a cercare degli abbinamenti, delle cose che possono comunque sia dare una diversità al prodotto, però poi rimane anche bello la semplicità, che quando si mangia la carne buona, come il pesce del resto, non è molto condito, non è molto speziato e noi oggi presentiamo una tartare la più semplice possibile. Poi la prossima volta la faremo un pochino diversa, più lavorata. Questa la vogliamo fare proprio Come è quasi nato? tale e quale, cioè il gusto della carne proprio. Ok. Quindi abbiamo tagliato questa carne a coltello, l'abbiamo fatto prima perché così almeno si perde meno tempo per la spiegazione della ricetta. Vorrei precisare che la tartare nasce come tartara, no? Dai tartari che battevano la carne perché la tenevano sotto la sella del cavallo per farla frollare e con l'ascia la battevano, quindi la famosa ascia che era fatta con l'ascia. Noi non la battiamo perché secondo me la carne si sfibra quando si batte col coltello, anche se abbiamo un coltello molto affilato, però si tende sempre a sfilarla la carne, quindi noi la tagliamo a fettine col coltello, la tagliamo a julienne, diciamo, e poi la tagliamo fina secondo la necessità o secondo il tipo di crudo che andiamo a Tutto a preparare. coltello, insomma. Tutto a coltello ma senza battere, quindi questa è tagliata a fettine e poi col coltello piano piano tagliata, ma Non non battuta. dimenticando che la tartare ha bisogno di una cosa, di una carne di estrema qualità. Allora, questo era un po' sottinteso. La tartare per essere al 100% bisogna usare carne di qualità. Il cuore della carne, per evitare qualunque tipo di contaminazione, comunque sia, è perché igienicamente e organoleticamente sia a posto, e oltretutto mantenerla sempre a una temperatura che non supera 2 gradi, quindi 0,2 non l'abbiamo tolta ora dal frigo, proprio per evitare le contaminazioni batteriche che sono importantissime. Quindi questo era un po', diciamo, sottointeso. Io ho preso una costolina di sedano bianco, la vado a tagliare fine fine. Ecco, se lo faccio io mi taglio anche il dito, sicuro. Ma te non lo devi fare, noi lo facciamo noi. Ti vieni qui, mi dici, Albe, mi prepara una tartare, due tartare, siamo 10 stasera, benissimo. Ripassa fra un'ora che è pronta e io te le faccio già porzionate, pronte, senza nessun problema. Allora, qui abbiamo la nostra carne tagliata a coltello, aggiungiamo il nostro cuoricino di sedano tagliato sottile. Forse anche poco, ce ne voleva anche un po' di più, ma noi va bene così, tanto vogliamo solo far capire quello che andiamo a fare. Usiamo del sale brodo di Persia, perché? Perché il sale brodo di Persia sala meno, dà un gusto migliore alle carni, quindi o sale Maldon o sale brodo di Persia, generalmente uso brodo di Persia. E in certe tartare lo usa chicco intero, in questa lo grattiamo. Olio, naturalmente qui spendo un'altra parola perché io sono anche un appassionato, cioè gli olivi lo faccio di me, questo è il mio, fatto 3 giorni fa, quindi uso l'olio di casa mia per fare questo condimento, quindi un extravergine d'oliva più naturale e più meglio non si può dire, però diciamo così, più meglio possibile. Qui ci starebbe bene anche una spolveratina di pepe. Ma io non ce lo metto, non ce lo metto perché a tutti non piace. Si può sempre aggiungere del pepe fresco al momento che lo andiamo Certo, a mangiare, quindi una assolutamente sì. spolveratina di pepe all'ultimo minuto ci sta sempre bene. Comunque si sa
sente già da qui il profumo. Ma anche l'olio stesso, che chiaramente l'olio buono gli dà un sapore fantastico, no? E qui si sente proprio il gusto della carne, perché noi la andiamo a comporre con il nostro coppa pasta. Ma questo ha bisogno di essere preparato perché i profumi si... no? Ma guarda, ora te sei qui vicino a me, che perché lo senti. Soltanto il profumo di quest'olio è fantastico. Senti come si sente il profumo, sì, dell'olio nuovo, no? Sì, certo. E l'olio non guasta o non va ad alterare il gusto della carne, perché a volte si fa con la senape, col filettino di acciuga, con l'uovo. L'uovo, l'amalgama non gli dà un gran sapore, quindi l'uovo sodo, l'uovo crudo nella tartare ci sta bene. È uno degli ingredienti principali della tartare classica. La tartare classica si fa con prezzemolo, capperi, aglio se piace. Non si mette mai il limone, io mi raccomando a tutti di non strizzare mai il limone nella carne, perché si incoce, si sciupa, diventa grigia, la rende veramente, la ossida la carne, quindi la rovina. Se piace il gusto del limone, al limite si taglia il giallo proprio del limone, sottile sottile, da colore, da profumo, e non rovina la carne, quindi mai il limone strizzato. Quindi la base classica sarebbe quella: capperi, prezzemolo, un pochino d'aglio, qualche chicchino di pepe verde e l'uovo crudo. Noi qui abbiamo fatto soltanto sedano, un pochino di sale blu, olio extravergine. Abbiamo col nostro coppa pasta composto la nostra tartare. Andiamo ad aggiungere dei pomodorini, datterini o pachini, comunque sia, che sono quelli più saporiti, migliori. E poi andiamo ad arricchirla con delle sfogliette di mandorla. È anche bello da vederci. Deve essere, perché poi un piatto, ce lo insegnano i nostri chef, che qui ne abbiamo di bravissimi e noi non ci vogliamo neanche paragonare a loro, però ci si prova, no? Il piatto, la presentazione di un piatto è già il 50% del certo prodotto, perché poi... Allora, vogliamo ricordare delle cose importanti. Allora, vengono da te, tu gli dai la carne. Sì. Loro poi devono portare la carne a casa, e i famosi meno due basta non sempre funziona, o gliela dai preparata? No, noi si fa anche, cioè non è che ora chiaramente dal negozio portarla a casa, poi si rimette in frigo, non succede niente, è logico, perché no. Sì, ma è comunque importante non tenerla troppo in giro. Noi il 90% diamo il prodotto finito, pronto, se la portano a casa e poi se la mangiano. L'importante era sapere questo. Quindi noi siamo arrivati ai pomodorini, mandorle, e qui mettiamo anche una granella di pistacchi sopra. Generalmente io aggiungo anche del balsamico, ma oggi voglio fare una cosa un po' diversa e ci mettiamo delle perline di balsamico, che comunque sia otteniamo lo stesso risultato ma con un aspetto molto diverso. Hai creato un fiore? Più o meno. Ecco. E il balsamico è la corolla. A questo punto, siccome abbiamo messo i pomodorini, diamo un'altra spolveratina di sale e, che non sta mai male, ci riaggiungiamo un goccino di extravergine. E questa è la nostra tartare, carina da vedere ma semplicissima, perché non ha grandi ingredienti. Soprattutto non è solo semplicissima, è anche buonissima.